Oggetto numero 4, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto, allagamento del reparto di radiologia dell'ospedale di Città di Castello, interventi della giunta regionale. Prego consigliere. Grazie presidente. Buongiorno assessore, parliamo dell'ospedale di Città di Castello, il più importante ospedale DEA di primo livello dell'ASL 1, quindi un presidio importante a confine fra due regioni come l'Umbria, è in cima tra le Marche e la Toscana, ma anche l'Emilia Romagna, quindi un polo di grande interesse dal punto di vista sanitario. Purtroppo però, come dico in questa interrogazione, con tanti problemi, e questi problemi sono antichi, assessore. Io avevo già sollevato, per quanto riguarda gli allegamenti, la precedente amministrazione, l'allora assessore Barberini, con tanto di video, con secchi nei corridoi, era il 2017, siamo a episodi di questo tipo ricorrenti anche in questa nuova amministrazione, il che vuol dire che non è stato fatto nulla in passato e a oggi i problemi rimangono. Nello specifico, assessore, il giorno 22 novembre 22 nel comprensorio del Tevere, come in altre parti dell'Umbria, sono verificati intensi fenomeni piovosi. Preso atto che in conseguenza dei predetti fenomeni atmosferici si sono allagati parti dei locali del reparto di radiologia dell'ospedale di Città di Castello, e una cospicua documentazione fotografica dove si vedono secchi messi dal personale in emergenza, letti spostati, armadietti spostati, macchinari mobili coperti con nylon, come se, mi permetta la battuta, come se queste apparecchiature fossero fuori. E questo è gravissimo anche per l'incolumità di chi opera, perché comunque tutti sanno che sono apparecchi alimentati a energia elettrica ad alto voltaggio. Considerato che l'allegamento di che ho parlato ha in qualche maniera determinato anche dal punto di vista di difficoltà gli operatori sanitari che si stanno impegnando per fare egregiamente il loro lavoro, io li ringrazio malgrado questi disservizi, e che comunque questi effetti avversi dovuti alle piogge, diciamo, sono, ripeto, ricorrenti e antichi. Io voglio anche però darle una notizia: quando l'ASL 1 si è fusa nel 2013 con l'ASL 2, l'ASL 1 di Città di Castello, assessore, aveva un bilancio attivo molto attivo, circa 1,9 milioni, mentre l'ASL 2, allora ASL 2 di Perugia, aveva circa 9 milioni di debiti. Quindi ancora una volta la Tavola del Tevere, che se ne dica, aveva delle qualità, assessore, delle peculiarità anche in termini di bilancio migliori rispetto all'ASL 2, e questo chiaramente doveva essere riconosciuto anche in futuro, cosa che invece non è avvenuta. Noi abbiamo anche recentemente, grazie al suo intervento, inaugurato un parcheggio che era lì in totale abbandono da 20 anni, di quando quel presidio è stato aperto all'indomani della chiusura del vecchio nosocomio, ma anche lì devo dire che tutti quei lavori erano programmati addirittura dal 2006, poi ci fu una delibera del 2016, insomma, ancora una volta siamo qui a testimoniare le criticità di un grande presidio dove ci lavorano grandi operatori che poi però alla fine devono lavorare in condizioni estremamente disagevoli. Quindi interrogo la Giunta per sapere cosa intende fare per in qualche maniera evitare in maniera definitiva situazioni che comportano, assessore, la caduta dei controsoffitti all'interno dei corridoi. Abbiamo dovuto chiudere interi ambulatori perché crollava il controsoffitto, perché imbevuto di acqua. Ora questo, dopo 20 anni solamente dalla sua apertura, questa è una cosa gravissima che determina sicuramente delle responsabilità di progettazione, ma soprattutto delle responsabilità per quello che riguarda le corrette manutenzioni. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Effettivamente quanto denunciato dal consigliere Mancini è grave. Abbiamo già provveduto a sottolineare la questione con il direttore generale. Accennavo poc'anzi alla questione del parcheggio che è stato completato, che ha dato la possibilità di avere
ulteriori 36 nuovi posti auto, questo significa che la necessità di manutenzione e di attenzione alla programmazione sono necessità che non si possono, non procrastinabili. Per quanto riguarda l'intervento in copertura, tuttora in corso, ha previsto la rimozione del manto impermeabile esistente, nonostante abbia solo 20 anni, quindi la stesura di una nuova membrana impermeabilizzante sintetica in PVC rinforzata con rete di poliestere di elevate prestazioni, resistente ai raggi ultravioletti. L'intervento ha interessato le porzioni più ammalorate della copertura per circa 3.600 metri quadri su circa 5.150 metri quadri complessivi. Alla data odierna risultano completati per la maggior parte delle lavorazioni recentemente, con delibera 1296 del 22 è stata approvata una perizia di variante per un maggior costo di circa 50.000 euro a cui l'azienda sanitaria farà fronte con risorse proprie aziendali. La suddetta variante, tra l'altro, prevede le seguenti lavorazioni: rifacimento di basamenti su cui poggiano macchinari e trattamento aria e realizzazione di strutture metalliche leggere a copertura di alcuni impianti. L'ultimazione dei lavori è prevista per la fine del mese gennaio 2023 e si ritiene che gli interventi previsti saranno risolutivi per la problematica di infiltrazione delle acque meteoriche, comprese quelle riscontrate di recente in una piccola porzione della radiologia, ove il piccolo locale interessato alle infiltrazioni è stato messo in sicurezza con degli interventi provvisori di protezione dall'interno. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Prego Consigliere Mancini per la replica. Assessore, io apprendo con soddisfazione il fatto che lei si sta impegnando, ma non è che se piove dentro un ospedale deve finire a tarallucce vino, ci devono essere delle responsabilità. E non è che chi ha progettato quella struttura, che dopo 20 anni, ma già, come ho detto prima, ha dimostrato le sue criticità, deve, come si dice, far finta che non è successo niente, perché qui sono danni consistenti che non possono essere. Io la invito a verificare se le dirigenze di allora, come quelle di adesso, hanno fatto azioni di rivalsa nei confronti di chi ha fatto sia il progetto che i lavori, perché io ripeto, ho i video in cui abbiamo tipo piccole cascatelle, che è una roba assurda. E soprattutto, tornando al tema, che siccome l'Alta Valle del Tevere contribuisce sempre fattivamente, le devo chiedere scusa Assessore, l'ultimo consiglio regionale mi ha detto che Città di Castello aveva 3 uscite, ho sbagliato, ce n'ha 4, quindi in su e in giù tra l'altro, quindi in qualche maniera vada lei a vedere come stanno lavorando i nostri operatori e in quali condizioni. Tra l'altro le do una notizia fresca che mi era sfuggita: noi in quel reparto abbiamo una vecchia risonanza magnetica con una definizione 0,5 della Philips che è stata installata dal vecchio ospedale che già aveva 4 anni, quindi siamo a una risonanza che ha ben esattamente 20 anni, tra cui rotta dal 2019, ormai off label, quindi quella non è più riparabile. Poi l'altra risonanza è del 2008 con una definizione di 1,5 Tesla. Siccome, come vi ho detto prima, quando ho fatto quella delibera del 2013 noi avevamo i soldi, Perugia no, aveva i debiti. Ecco, io invito il suo assessorato e tutta la dirigenza sanitaria di questa regione a considerare che poi a un certo punto non è che chi lavora e fa utili poi in qualche maniera rimette i soldi per chi è stato inefficiente, e sto parlando dell'AS2 di quegli anni. Quindi quello che chiedo, Assessore, che su Città di Castello, che ripeto è un ospedale idea di primo livello, a confine fra due regioni come le Marche e la Toscana, sia per lei una delle priorità, come ho accennato nell'ultimo Consiglio regionale dove i miei emendamenti hanno avuto una sonora bocciatura, secondo me in modo immotivato. Quindi questo invito a, ripeto, alla sua attenta visita, senza chiaramente il solito codazzo per cui le fanno fare percorsi alternativi, vada lei a vedere all'interno del presidio ospedaliero, vada lei a parlare con i medici e i tecnici, perché sono sicuro che la sua professionalità, ovviamente il suo impegno politico, saranno premiati sicuramente da una interlocuzione personale, come si dice B2B,
con chi quei reparti li vive costantemente. Apprezzo quindi il suo impegno per quanto riguarda la fine dei lavori di gennaio 2023. Resta ovviamente l'invito perentorio alla visita dell'ospedale, come ho fatto io in incognito, mi permetta la parola, assessore, col dottor Braganti, per parlare direttamente con il personale che opera tutti i giorni accanto ai pazienti, senza ovviamente tutto la corte dietro che succede in queste visite. Ne facciamo a meno delle corti, vogliamo vedere i risultati e spero che, ripeto, questa visita sia risolutiva per redimere questioni che vanno oltre questa interrogazione. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 5, situazione economico-finanziaria della sanità della Regione Umbria. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Coletto. Sì, l'interrogazione fa seguito anche ad un accesso atti a cui proprio due giorni fa, o venerdì pomeriggio, ho ricevuto risposta, ma che a maggior ragione sollecita questa interrogazione proprio perché è stata una risposta a dir poco vaga, poco esaustiva, in cui mi si rimanda sostanzialmente a prossimi atti. E la questione che poi è emersa anche sul giornale, peraltro sul Corriere dell'Umbria del 26 novembre, e fa riferimento ad un deficit stimato, ipotizzato, di circa 200 milioni della sanità umbra. E quindi, senza farla troppo lunga, anche perché l'argomento sanità anche questa mattina regna sovrano, poi lo farà anche nella parte successiva del Consiglio, è una domanda abbastanza semplice che prevede semplicemente un paio di considerazioni politiche e una tecnica. Beh, una considerazione appunto è quella di capire se questi 200 milioni di deficit ci sono o meno, se ci sono una serie di carteggi, un percorso intermedio prima della stesura dei bilanci definitivi con il Ministero, che per quello che ne so credo che trimestralmente ci sia comunque un confronto piuttosto formale con il Ministero della Sanità, e capire quindi se queste cifre uscite sulla stampa corrispondono o meno al vero, e ovviamente se corrispondono al vero quali sono le motivazioni al di là del Covid, che immagino comunque qualche costo aggiuntivo l'abbia comportato, quali sono le motivazioni, se questo corrisponde al vero, che hanno portato a questo deficit. E l'altra considerazione politica, ma veramente non la faccio lunga perché siamo sempre qua a denunciare, a rendere pubblico nell'Assemblea legislativa quelle che sono le condizioni della sanità pubblica in Umbria, è appunto una considerazione politica, cioè se questa regione da 3 anni riesce anche a non chiudere il bilancio della sanità in pareggio con quello che non sta facendo per la sanità pubblica in termini di mancate assunzioni, in termini di servizi, in termini di liste d'attesa, credo che oltre al danno, quindi oltre al danno ai nostri concittadini e nostri concittadini umbri, ci sarebbe pure la beffa. Quindi oltre a mancare servizi, a mancare personale, a mancare attenzione, a mancare in investimenti, ci sarebbe anche un problema sul bilancio. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. L'anno in corso ha evidenziato sin da subito, a partire dal quadro finanziario previsto dalla legge di bilancio 234/2021, legge di bilancio 2022, problematiche di sostenibilità economico-finanziaria dei servizi sanitari regionali, quindi a livello nazionale. In particolare, nonostante l'incremento di 2 miliardi previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2022, ma interamente finalizzati per l'attuazione di specifici misure, inoltre 1,6 miliardi destinate nel corso dell'anno ai costi energetici e costi Covid, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 2022 non ha consentito la sostenibilità della programmazione sanitaria alla luce di significativi oneri per il proseguimento delle misure di gestione dell'emergenza pandemica e contestualmente
dei maggiori costi emergenti. Sappiamo tutti che è stata chiusa l'emergenza pandemica con decreto il 31 marzo del 2022, ma i pazienti Covid noi abbiamo continuato a ricoverarli, abbiamo continuato a curarli, abbiamo continuato a intubarli in terapia intensiva con i relativi costi. La cura di questi pazienti, che è senz'altro doverosa, ha impedito evidentemente di usare quelle che sono le risorse che normalmente vengono stanziate per la cura degli altri pazienti, quindi oncologici, tempodipendenti, dei pazienti in generale. Quindi la mancanza di sostegno per quanto riguarda l'epidemia Covid, che continua, ancora adesso abbiamo più di 200 ricoverati, ancora adesso abbiamo reparti separati, ancora adesso abbiamo pazienti che entrano in ospedale positivi e che inevitabilmente potrebbero infettare coloro i quali sono giustamente ricoverati. Quindi serve più personale, maggiore attenzione nella gestione di una situazione pandemica che continua. Non è che con un decreto la pandemia finisce, anzi il virus non sente, non legge e non rispetta quelli che sono i decreti dei ministeri. Anche per l'anno in corso si è prospettato fin da subito un significativo scostamento tra stima di costi direttamente correlati alla gestione emergenziale e dal proseguimento della campagna vaccinale, le risorse previste a legislazione vigente a livello nazionale. A questo scostamento si assommano anche i maggiori costi energetici, inflattivi e contrattuali, che gravano considerevolmente sui bilanci sanitari e che al momento non trovano un adeguato livello di finanziamento, nonché gli oneri necessari per riportare l'attività sanitaria in una fase ordinaria e per recuperare le prestazioni non urgenti che sono state rinviate durante la fase emergenziale. Ricordo a quest'Aula che la fase emergenziale è durata più di 2 anni e vari DPCM che si sono susseguiti hanno dato indicazione, anzi hanno destinato determinate misure per tutti quanti gli ospedali, non solo dell'Umbria ma a livello nazionale, fermando evidentemente, e risottolineo, quella che è la normale attività di tutti quanti i presidi ospedalieri nazionali. La previsione dell'incremento dei costi è in continua evoluzione ed aggiornamento e non è ad oggi ancora sancita l'intesa del riparto 2022. Pensate che normalmente il riparto viene chiuso a febbraio di ogni anno. Siamo a dicembre, siamo a fine anno e causa la pandemia, causa la mancanza di finanziamenti che valgono circa 5 miliardi che mancano alla sanità. Non sono pochi 5 miliardi, mancano 5 miliardi causa Covid, causa le stime approssimative per quanto riguarda la questione energia, che non riguarda solo gli ospedali, attenti bene, riguarda le case di riposo, riguarda i distretti, riguarda tutti gli ambiti sanitari. Quindi c'è un'amplificazione di questi costi che ad ora non sappiamo stimare, o meglio, noi abbiamo fatto delle stime, ma il governo li ha, come dire, ridimensionati in negativo. Quindi, come dicevo, ad oggi ancora non è stata sancita l'intesa per quanto riguarda il riparto 2022, ma solamente sottoscritto l'accordo politico. Pertanto, in misura largamente superiore agli altri anni, risulta ancora solo stimata la previsione tendenziale del risultato di esercizio da parte delle aziende di tutti i servizi sanitari regionali. Sulla base degli ultimi dati ufficiali presentati dalle aziende al MEF e al Ministero della Salute relative al terzo trimestre 2022, proiettate sull'intero anno, ammonta a circa 200 milioni di potenziale disavanzo. Considerato che non sono ancora presentati i bilanci delle aziende, le somme in incremento del fondo sanitario inerenti al riparto 2022 e che una parte consistente dell'incremento dei costi rispetto al 2021 è dovuto, come già specificato, ai costi Covid e a quelli energetici. Le aziende che principalmente al momento si trovano in difficoltà sono le aziende territoriali, che rappresentano il 70% del disavanzo e nello specifico l'ASL 1 che si attesta intorno agli 80 milioni, l'ASL 2 inoltre oltre 60 milioni, mentre l'ospedaliera di Perugia circa 40 milioni e quella di Terni oltre 20 milioni. È necessario comunque precisare che il dato rimane difettoso del riparto definitivo del fondo.
sanitario per l'anno 2022 e che sconta la normale stima effettuata dalle aziende in corso d'anno, per effetto delle quali i dati e i risultati del quarto trimestre o del bilancio di esercizio conducono a delle risultanze definitive ovviamente diverse, perché influenzate da tutte le partite di chiusura dell'esercizio. Stiamo aspettando appunto che sia definitivo quello che è il riparto nazionale, stiamo aspettando che questa finanziaria destini dei fondi e sono in itinere dei finanziamenti destinati proprio a supplire queste mancanze di risorse per andare a ripianare quelli che sono appunto i buchi della sanità, che non riguarda solo l'Umbria, ma riguardano più in generale l'Italia. Sappiamo più o meno che ad esempio l'Emilia Romagna ha un buco di bilancio che vale circa 800 milioni e altre regioni che stanno soffrendo come sta soffrendo l'Umbria. Mi viene in mente la Toscana piuttosto che tante altre regioni. Evidentemente l'Umbria, avendo un'inerzia molto minore rispetto ad esempio alla Lombardia, soffre molto di più in percentuale, tenendo anche conto che abbiamo presentato un emendamento al governo attraverso la Commissione Salute, dove si va a sottolineare appunto che le piccole regioni hanno, avendo un'inerzia molto minore rispetto alle grandi regioni, sopportano dei costi fissi che sono, non dico pari, ma molto simili alle grandi regioni e che di conseguenza avrebbero necessità di maggiori ristori, maggiori risorse per sostenere appunto la sanità su base universale. Proprio ieri sera è stato votato il Consiglio Comunale a Umbertide quello che è il nuovo statuto e spiace osservare che le minoranze sono uscite dall'aula proprio quando questa amministrazione, questa regione ha riportato la maggioranza pubblica nelle mani delle regioni che prima era in mano al privato. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bettarelli. Sì, io ringrazio l'Assessore perché è stato molto chiaro e molto esaustivo nella risposta, e quindi fornendo anche elementi e dati, quindi per questo lo ringrazio, per aver fatto un po' di chiarezza per la parte ovviamente tecnica. E sulla parte politica la questione quindi è, come dire, estremamente preoccupante rispetto alle premesse che facevo e che trovano conferma. L'assessore giustamente ci spiega che le questioni sono legate all'energia, al Covid, e però resta il fatto di base che questa amministrazione ha trovato la sanità in un determinato modo 3 anni fa, sta portando avanti un piano sanitario su cui poi ci sarà anche una mozione a seguire, un piano di efficientamento, tutta una serie di questioni che neanche tanto a parole si cerca di spiegare, come efficientamento, semplificazione, stare vicino alle persone che hanno bisogno della sanità pubblica, e poi in realtà non si riesce a stabilizzare il personale, non si riesce a fare investimenti in strumentazioni, in nuove strutture, non si riesce a ragionare di medicina di territorio nella realtà dei fatti, perché i conti non tornano. Quindi a questo punto credo che purtroppo la questione sia abbastanza chiara e definita. I conti della sanità umbra non tornano e questo produce la mancata erogazione di servizi, la mancata assunzione di personale, la riduzione della spesa farmaceutica. E le circolari, le determine del dottor D'Angelo, che odia lui definire come blocco assunzioni, in realtà quello dicevano. E quindi se c'è questa tendenza a ridurre i costi, a ridurre le spese, non si ottiene e al tempo stesso non si va nell'ottica di garantire una sanità pubblica efficiente ed efficace, e temo che la domanda che mi ero posto in premessa ha trovato una conferma, cioè oltre al danno che la sanità pubblica non funziona, c'è pure la beffa che nemmeno i conti della sanità sono in ordine.